Cari amici, buonasera, ben ritrovati, spero che stiate tutti abbastanza bene e spero comunque che questi momenti che stiamo continuando a offrirvi e a offrirci possano essere dei momenti di sollievo. Io amo molto la parola sollievo. Nell'elenco delle emozioni in Occidente non esiste il sollievo, mentre c'è nell'elenco delle emozioni nelle tradizioni asiatiche, per esempio nel buddismo. E credo che invece il sollievo sia un'emozione a sé stante, particolare, qualcosa, diciamo, di più modesto della felicità o della gioia, no? Ma di non meno rilevante. Un piccolo sollievo è qualcosa di importante nella vita, anche nella giornata, nelle nostre giornate. Pensate, non so, avere un dispiacere, anche un dolore fisico, no? E percepire un sollievo, un alleggerimento di questo dolore, quanto è importante, quanto ci conforta il sollievo. Allora io in questo orizzonte umile, modesto, desidererei che per tutti noi questi momenti di incontro fossero appunto momenti di sollievo, anche per le persone che magari in questo momento stanno male, per l'epidemia, ma anche per tante altre malattie, sofferenze, perché purtroppo, anche se oggi siamo chiaramente concentrati su questo coronavirus, non dobbiamo dimenticare che si continua a soffrire, anche a morire, per tante altre malattie, tutti i giorni, di cui magari ci occupiamo meno. Allora vi chiedo, se volete, per aiutarci anche in questa sperimentazione, perché capite che è una cosa molto inconsueta, inusuale, meditare, pregare in questa forma, diciamo, libera, insieme a centinaia, migliaia di persone, perché poi i nostri video continuano, raggiungono 10-20 mila visualizzazioni nei giorni successivi. Quindi se volete aiutarci, noi vi invitiamo a farlo, condividendo, anche adesso, basta condividere, no? Nella vostra pagina Facebook, mettete condivido e condividete questa esperienza, così allarghiamo il cerchio, ecco, di irradiazione di questo sollievo, che poi nella meditazione e nella preghiera, diventa come un'onda. Un'onda che può arrivare dove nemmeno sappiamo. Questo vale per tante tradizioni spirituali, non solo il cristianesimo, ma appunto anche il buddismo, crede che gli stati liberati della mente, del praticante, giovino a tutti gli esseri senzienti, visibili e invisibili. Ecco. Così come nella tradizione invece cristiana, ugualmente si prega e si intercede per i vivi e per i morti, no? Ma anche per la natura. Quindi lasciamo che quest'onda di sollievo possa irradiarsi dove vuole e aiutiamola, se volete naturalmente, condividendo questi momenti. Per noi è importante anche perché è una sperimentazione, cioè vogliamo capire anche noi, dentro questa pandemia che ci costringe, ma anche ci invita a cose inedite, no? A cose inaudite, a fare cose che magari anche solo 2 mesi fa non avremmo mai nemmeno immaginato di fare, nel bene come nel male. Ecco. Aiutateci a verificare anche la potenzialità di questa sperimentazione. Queste settimane passano, e sono tante ormai, e ci troviamo ancora dentro questa prova.
Una prova che secondo me oggi potremmo dire che abbia un carattere unitario di capovolgimento. Ecco, io lo direi così. Le cose si stanno capovolgendo. E questa parola a me piace tanto, anche perché è molto ambigua. Porta con sé lo sconvolgimento, sempre un volgere, perché ogni capovolgimento, capovolgere vuol dire il capo, la testa, ci sconvolge. Pensate alle montagne russe, no? Quando ci capovolgiamo nella discesa vertiginosa, quanto panico ci prende, ci sconvolge, ci capovolge, ci rivolge. Ecco. Ma come dicevo, il capovolgimento è una parola ambigua, cioè certamente tutto questo ci sta sconvolgendo, ci sta scombinando le nostre vite, ci sta limitando moltissimo nelle nostre libertà, sta uccidendo fisicamente decine di migliaia di persone, spesso anziane, ma non solo. Sta costringendo in malattia, in ricoveri ospedalieri anche pesanti, decine di migliaia di persone in tutto il mondo. Su questo non c'è dubbio, la prova ha questa durezza, questa brutalità. Ma proviamo anche a vedere le cose per quanto è possibile in una prospettiva più ampia. E cioè chiediamoci, ma se il mondo di prima, cioè il mondo tra virgolette normale, la vita tra virgolette normale che facevamo, che l'intera società considerava appunto la norma normale, se quel mondo, quella vita, fossero stati radicalmente sbagliati. Se quel mondo, quella società, quella civiltà portassero dentro di sé degli elementi radicalmente distruttivi, catastrofici, suicidari, come abbiamo detto io personalmente da 40 anni. E come sosteniamo, con argomenti, non siamo complottisti, noi siamo molto razionali, quindi con studi, ricerche, seguendo le opinioni di pensatori moderati, illuminati, che può essere Bauman, può essere Habermas, può essere il Papa, ecco. Se quel mondo lì fosse stato radicalmente sbagliato, capovolgerlo sarebbe solo un male? Mi capite? È lecito farsi questa domanda? Io penso di sì. Se l'io umano, la mente umana che guidava e guida quel mondo così malato, così ingiusto, che ben prima del coronavirus parlavamo di apocalisse, no? Apocalisse climatica, apocalisse ambientale, catastrofe. Ulrich Beck parla del capitalismo suicidario, Vandana Shiva, il Papa, torno a dire, parla di un punto di rottura, parla di una tirannide invisibile che schiaccia i poveri. Allora, se quella mente lì umana che gestiva e gestisce questo mondo fosse costretta a capovolgersi, sarebbe solo un male? Vedete, si può dire che tutta la mia vita, tutta la mia ricerca, per quel che vale, sia stata intonata proprio alla percezione che io ho sempre avuto, non so perché, che questo mondo, questo mondo che negli ultimi decenni ha assunto gli aspetti tecnomercantili, nichilistici, consumistici, produttivistici, ateistici, questo mondo fosse irrimediabilmente destinato ad un capovolgimento radicale.
Si può dire che questo sia il centro di tutta la mia vita e di tutta la mia ricerca. Il primo libro che io ho pubblicato e che ho scritto ormai 35 anni fa si chiamava infatti La svolta. La svolta, il rivolgimento, il capovolgimento, il rovesciamento. E in epigrafe c'era una citazione di Heidegger, di questo grande pensatore tedesco, che dice così: L'epoca a cui manca il fondamento, un'epoca senza fondamento, basta vedere la televisione per capire cosa vuol dire un'epoca, una società, un linguaggio senza senso e senza fondamento, pende nell'abisso. Posto che in genere a questa epoca sia ancora riservata una svolta, questa potrà avere luogo solo se il mondo si capovolge da capo a fondo, cioè se si capovolge a partire dall'abisso. Capite? Capite perché per me anche questa prova così sconvolgente in fondo non è così sorprendente. Non mi sorprende. Questo non vuol dire, mi capite, non vuol dire che io sottovaluti il dolore, la sofferenza di chi perde il lavoro, di chi si trova ad avere difficoltà materiali estreme. Non è questo, mi capite, no? Si tratta solo di dirci che il tipo di mondo da cui veniamo stava andando a tutta velocità diretto verso un muro e questo lo sapevamo da decenni. E ce lo dicevamo anche in tante modalità diverse. Capite? Capite che questo è un problema su cui dovremmo riflettere tutto il giorno. Cioè capire se questa prova, che è appunto un capovolgimento sconvolgente di un intero mondo, ma anche di un'intera forma di umanità, di mente umana, ha forse dentro questo dolore terribile che comunque ci comunica una direzione evolutiva, cioè, come dire, stiamo andando contro un muro, siamo costretti a capovolgere la direzione, ma perché forse questa è la direzione salvifica, che, attenzione però, cari ragazzi, non viene da sola. Questa direzione salvifica, se c'è, la dobbiamo costruire. La dobbiamo elaborare. Appartiene ai compiti della nostra creatività culturale e politica. Ma di questo, come sapete, noi in questi incontri pomeridiani non parliamo più di tanto. Ecco, parlato 10-13 minuti e basta. Come dicevo, qui ci soffermiamo preminentemente, come sapete, sul livello spirituale del capovolgimento. Il livello interiore. Il capovolgimento, nel senso spirituale, che cos'è? È un dinamismo continuo in cui una forma della nostra mente viene trasformata in un'altra forma. Questo è il capovolgimento inteso in senso spirituale. Questa parola nella tradizione cristiana è metanoia, cioè cambiamento della mente, noia, nous, meta nous, metanoia, che poi noi abbiamo tradotto come penitenza. Capite bene che la parola latina penitenza a noi ci fa venire in mente chissà che cosa, no? Qualche cosa di cupo, di, che ne so, triste. Ma non c'è niente di più allegro invece del mutare mente. Perché? Perché, come ci insegnano le grandi tradizioni, noi mutiamo una mente estremamente sbagliata. Capite? Quindi, come dicevo prima, mutare mente ci può fare paura. Sì, ci fa paura a meno che la mente che vogliamo mutare
non sia pregna di veleno, come direbbe il Buddha, di inquinanti. Perché se la mente di partenza normale è, torniamo al mondo di prima, torniamo alla mente di prima, bella mente. Siamo sicuri che vogliamo tornare a quel tipo di mente, piena di illusioni, piena di menzogna, piena di ignoranza, perché quella è la base della mente sbagliata di partenza, come ci insegna la tradizione orientale e quella occidentale. Siamo sicuri? Oppure mutare mente è un annuncio di liberazione. Mutare mente è come un motto di gioia, di esultanza. Sì, possiamo mutare mente, possiamo lavorare, collaborare a mutare lo stato pieno di dolore, pieno di paure, pieno di confusione, pieno di risentimenti, pieno di odio, pieno di chiacchiere inutili della mente ordinaria. Possiamo farlo a ogni respiro, come dice il titolo della meditazione di oggi, come poi faremo insieme. È una pratica. Si può praticare. In questi giorni, nella tradizione cristiano-cattolica, come sapete, siamo nell'ottava di Pasqua, quindi siamo ancora e saremo a lungo nel giorno di Pasqua, cioè nel giorno in cui appunto l'uomo cambia mente, passa da una mente mortale ad una mente eterna, libera. Quando San Pietro, che stiamo leggendo nel libro degli Atti proprio in questi giorni, fa il suo primo discorso al popolo di Israele, dopo la risurrezione, no? Cosa dice? La prima parola che dice in greco è metanoesate, cambiate mente, metanoesate. È un esortativo del verbo metanoein, da cui metanoia, è la stessa cosa, cambiate mente. Questa è la prima cosa, il primo annuncio, la prima esortazione. Cambiate mente. Fatevi battezzare, cioè immergetevi nel nome di Gesù, cioè nella sua presenza di nuova umanità, e così riceverete il suo spirito, lo spirito di un'umanità non più mortale, di una umanità liberata, di una umanità non più ingannata, di una umanità che non si fa più ingannare dal mondo, da questo mondo e da tutti i suoi corifei, da tutti i suoi portavoce e portaborse che purtroppo continuano a dominare il nulla, il loro nulla. Ma purtroppo per loro e anche per noi, questa fase porta con sé in tutto il suo dolore degli elementi di manifestazione, cioè si incomincia di nuovo a manifestare ciò che prima era occultato, il nonsenso, la distruttività di tanti modi di vivere. E tutto questo poi purtroppo si trasforma nella storia in cose dolorose, pesanti. Pensate soltanto a come questi decenni di pensiero neoliberista, di privatizzazioni, di tagli alla sanità, di tagli ai posti di infermiere e di medici, di tagli ai posti di terapia intensiva, queste scelte scellerate hanno poi portato adesso a migliaia di morti che si sarebbe potuto evitare, perché la mente distorta è omicida, è sempre omicida, anche quando non si vede. Ecco perché noi magari abbiamo gridato e tante volte sono stato accusato di essere magari estremo. Ma che estremo? Io ho la percezione di essere moderatissimo, moderatissimo. Adesso, diciamo, l'evidenza di tanta distruttività purtroppo non la si può più nascondere. E per fortuna qua e là
Perfino nei grandi organi di informazione si incominciano a sentire parole un po' più realistiche. Bene, cari ragazzi, detto questo, faremo la nostra piccola pratica. Accomodatevi. Ecco, la prima cosa che io vi suggerisco, come sempre, è di stare comodi, stare seduti. Godetevela la pratica. Non viviamo la pratica come un dovere. Non c'è nessun dovere. A me non mi obbliga nessuno, non so a voi. Nessuno ci obbliga. Il mondo non ci chiede questo. Il mondo ci chiede di essere adesso terrorizzati, attaccati al televisore, a vedere l'ennesima elencazione dei numeri, dei morti, dei guariti che ci ripetono dalla mattina alla sera, non si capisce a che serve. Vabbè. Non ci chiedono adesso di sederci comodi e di iniziare a mutare mente. Non ce lo chiede questo mondo. Perché se mutiamo la nostra mente, togliamo il fondamento di questo mondo e scopriamo che molte delle sue concezioni, ideologie e comportamenti sono semplicemente folli. Bene, ci sediamo. Il primo punto della nostra meditazione è l'ascolto interiore e la ricerca di una postura fisica corporea ordinata, stabile e comoda. Si può meditare anche sdraiati, se si hanno problemi fisici che ci danno dolori troppo forti. Un dolore pungente non ci consente quella rilassata concentrazione che è indispensabile raggiungere. Quindi meglio accomodarsi con cuscini, ricercando, come vi dicevo, una postura congeniale ai limiti anche del nostro corpo, che noi rispettiamo. Per chi può, iniziamo a verticalizzare. Verticalizzare vuol dire spingere il bacino sul sedile in modo che la colonna vertebrale, anche se noi ci pieghiamo un po' in avanti, si può stirare un po' meglio e quindi verticalizzarsi meglio, mi comprendete? Ma senza perfezionismo. E sempre entro una consapevolezza che stiamo sviluppando, questa consapevolezza morbida. Non contratta. Manteniamo gli occhi morbidi, liquidi, senza mettere a fuoco nessun oggetto. Vi prego di osservare come questa morbidezza oculare, questo tenere gli occhi chiusi senza che mettano a fuoco nulla, produca di per sé un acquietamento graduale del respiro. E anche un rallentamento graduale dell'attività
della mente. Vale anche il reciproco. Rallentando il respiro, che si rallenta se ne divento consapevole, anche gli occhi diventano meno rapaci. E la mente si fa più quieta. Il nesso tra occhi, mente e respiro guardare, pensare e respirare è molto profondo. Mantenere il corpo in una postura salda ma non rigida aiuta molto la pratica meditativa. Per cui in questa fase io vi ricorderò di rilanciare la postura. Con questo piccolo suono del campanello, quindi senza dovervelo ripetere, vi ricorderò di rilanciare la verticalità, l'abbandono nell'espiro che lascia scendere il peso del tronco sul sedile, per procedere nella pratica. Il nostro corpo diviene il tempio del respiro. La nostra coscienza si fa di sfondo. Impara ad aspettare l'inspiro senza fretta. E impara che lasciare andare l'espiro, cioè espirare bene, vuol dire rilassarci, non trattenere. Stiamo sviluppando una consapevolezza. Questa consapevolezza, esattamente la consapevolezza in cui ci troviamo tutti ora, che ha qualità molto precise. Impariamo a realizzarle. È vasta. È quieta.
accoglie ogni contenuto senza giudicare. Ma non si attacca a nessun contenuto. Nell'espiro, adesso, mi abbandono un po' di più. Nell'espiro, in questo espiro, mi abbandono e scendo un po' di più nel fino a percepire che tutto scorre. Vi prego di percepire il sollievo di questo lasciare andare. Qualunque contenuto interiore può essere riconosciuto. Sorrido vuol dire mi rendo conto benevolmente di questo contenuto, di questa paura, di questo dubbio, ma non mi ci attacco. Nell'espiro decido fermamente, morbidamente, di abbandonarmi di più. Ed è meraviglioso. Lasciamo che si sgretolino piano piano tutti gli schemi mentali entro i quali crediamo di essere. E si sgretolano solo se io mi abbandono un po' di più in questo espiro. Se imparo a non trattenere più nulla. Se lascio che si sgretolino i castelli di carta delle mie illusioni. In questa grande apertura vedo la relatività di tutto il mio sapere e lo lascio andare. Tutto è relativo. La mia voce, le apparecchiature tecniche attraverso le quali stiamo comunicando, lasciamo che tutto scorra. Cosa resta? Cosa
questa luce. Questa beatitudine cosciente. Questa coscienza sempre meno condizionata dai pensieri, dallo spazio. Lo comprendiamo? Questa luce beata in cui siamo tutti noi in questo momento è la stessa. A Roma, a New York, a Bergamo o in Sicilia. Questo spirito consapevole è lo stesso, ovunque e in ogni momento del tempo. Questo spirito che illumina ogni uomo, sei tu, veramente Dio, spirito assoluto, veramente uomo, io umano. Questa luce che illumina ogni uomo. Dice io. E ci rivela il Padre come sorgente di sé, sorgente della luce. E il vero uomo come figlio, generato adesso da questa sorgente, in una unità di spirito. Questo spirito è uno. Questa forma. È la forma della nostra vera e nuova umanità. È la forma della mente dell'uomo Dio. Salvaci, custodiscici in questa forma. Per la potenza della tua incarnazione, estendi adesso, Gesù, questa tua pace che è il regno, questa armonia in tutte le nostre profondità. Scendi nell'abisso della nostra carne togli adesso il nostro peccato dal mondo. In comunione con il tuo corpo di resurrezione, morti adesso alla morte, al peccato, a ogni illusione di separazione. Con te risorti adesso, in questa pienezza di vita che è lo Spirito, in questa eterna vita che è lo Spirito, noi rinnoviamo la nostra giovinezza, riceviamo il perfetto perdono di tutte le nostre colpe.
la perfetta guarigione di tutte le nostre malattie, la nostra perfetta integrità e siamo uno, una sola luce, spirito, anima, corpo, questa unica luce. Noi in te, spiriti creatori, noi in te, saldi in questa fede, tu in noi, per sempre. In te, Signore, in questo spirito, noi siamo noi stessi. Finalmente comprendiamo di essere figli nel Figlio. Comprendiamo che il nostro io è generato adesso dal Padre, con cui siamo una sola cosa, un solo spirito. Manda questo tuo spirito, Padre, manda il tuo spirito di luce e di sapienza, manda il tuo spirito di guarigione profonda, manda il tuo spirito di amore. Fa di noi strumenti, gioiosi, fiduciosi, umili e potenti della tua grazia. Fa che il nostro corpo, la nostra voce, possa trasmettere come un fiume scrosciante la grazia dell'illuminazione, della guarigione, della consolazione, del grande sollievo, come un'onda inarrestabile in questo momento, attraverso di noi irradi per tutto il mondo la tua benedizione. Così, come canali, come il Figlio che tutto riceve in spiro e nulla trattiene espiro, in questa nuova forma della mente del nostro io, realizziamo la nostra gioia, la nostra missione, la nostra vocazione umana. Amen. Bene, spero che abbiamo potuto condividere questo piccolo sollievo, come dicevamo, che possiate sentirvi un po' alleggeriti, un po' più centrati, un po' più dilatati, perché il cuore dilatato, come ci ha insegnato la tradizione spirituale cristiana per secoli, la dilatazione del cuore
È il vero sollievo. È la comunicazione con lo spirito che ci illumina lo sguardo e ci fa capire in profondità le cose, anche questa pandemia, anche la prova che stiamo vivendo, e ci dà la forza per agire dentro la prova con lucidità, calma, coraggio, generosità, ma se non c'è la dilatazione del cuore, tutto questo è molto difficile e anche molto doloroso. Vi invito anche oggi a lasciare qualche vostra indicazione sia su come state vivendo questi momenti appunto di sollievo, se come spesso ci scrivete, sono di giovamento per voi e anche in che senso e anche sulla prosecuzione. Vi auguro una bella serata e che lo spirito, questa forza, questa vittoria, lo spirito è la vittoria, capite? Questo è il tempo di Pasqua per i cristiani, ma è qualcosa che può valere per tutti. Perché il cristianesimo, l'annuncio di Pasqua, è il compimento di tante promesse, di tante speranze, forse di tutte le speranze dal nostro punto di vista. E qual è la speranza delle speranze? È la vittoria definitiva sulla morte, sull'inganno, sulla menzogna, sull'ingiustizia, su tutti i poteri di questo mondo. Religiosi e politici, Pilato, Caifa ed Erode, sì, possono uccidere la verità, ma la verità non la puoi uccidere, perché la verità risorge, perché la verità è eterna, mentre l'errore no, l'errore è condannato al proprio nulla. Questa è la vittoria e questo è lo spirito che spero ci possa sempre guidare, illuminare e rallegrare e ringiovanire. Auguri.